Venire sull'ordine dei lavori il deputato Lollobrigida, ne ha facoltà. Prego, colleghi, per favore, un po' di silenzio. Grazie Presidente. Presidente e colleghi, io chiedo la parola sull'ordine dei lavori perché ieri abbiamo preso atto che una perdurante crisi, come alcuni esponenti della maggioranza hanno ieri definito quello che è stato l'atto conclusivo di una esperienza, a nostro avviso fallimentare, quella del governo Conte, possa e debba avere nel Parlamento una centralità irrinviabile. Noi crediamo, ma sappiamo di non essere soli in quest'Aula, che il Parlamento è il luogo dove risiede non solo il dibattito, ma la volontà popolare. Questo governo non nasce dalla volontà popolare, chiaramente lo sanno anche le forze politiche che lo hanno composto. Avevamo forze politiche che si erano presentate alle elezioni con programmi alternativi, che si sono messi insieme la scorsa estate sulla base di un principio costituzionale che è il parlamentarismo. Ed è qui che trae forza e ragione di essere l'esperienza del governo Conte. Ed è qui che il governo Conte deve venire a confrontarsi per capire se il signor Conte, che non abbiamo conosciuto prima dell'8 marzo del 2018, abbia ancora il supporto di forze parlamentari, di esponenti di questo Parlamento. L'esito non è scontato, noi non sappiamo dove si andrà a finire, se il Movimento 5 Stelle con la signora Mastella riusciranno ad avere la possibilità di comporre una nuova compagine di governo, non sappiamo se si ritroveranno insieme le attuali forze di governo, sappiamo quello che Fratelli d'Italia ha chiesto e rivendicato fin dal primo giorno, sappiamo che Fratelli d'Italia ha chiesto di restituire la parola al popolo italiano per avere un governo autorevole che garantisca stabilità a questa nazione ed è quello che perseguiremo nei prossimi giorni, chiedendo fermamente che si torni alle urne come sta avvenendo in tutta Europa. Il 23 di questo mese in Portogallo, con un contagio superiore a quello che c'è in Italia, si voterà per le elezioni presidenziali. In Francia, in Germania sono previste le elezioni nei prossimi mesi. Negli Stati Uniti si è votato nel pieno della pandemia con lo Stato di New York, che aveva uno stato di contagio ben superiore a quello italiano, eppure si è stato eletto un nuovo Presidente della Repubblica che tutti abbiamo salutato, in particolare gli amici del Partito Democratico, con grande entusiasmo. E allora noi vogliamo capire come poter dare un governo a questa nazione che ci porti fuori dalla crisi non solo sanitaria ma economica, che non è una crisi che finirà domani. Non è una crisi che finirà nei prossimi mesi. Tutti parlano, al di là dello stato di emergenza che avete forzatamente posto a fine aprile, tutti parlano di una crisi che ci porteremo a lungo. E allora legare il momento del voto alla fine della crisi è evidentemente una cosa che nessun costituzionalista prevede né ci può chiedere. E allora chiediamo, Presidente, che oggi si svolga un incontro con il Presidente Conte nella sede parlamentare, con le comunicazioni del Presidente in quest'Aula, che ci racconti che cosa intende fare. Non abbiamo capito perché ancora non sia salita al Colle a rapportarsi con il Presidente della Repubblica, rimettendo il mandato, mancandogli il supporto delle forze parlamentari che gli hanno permesso di comporre un governo. E quindi io auspico che lei convochi immediatamente una riunione dei capigruppo, perché è evidente che i lavori in quest'Aula non possano proseguire come se nulla fosse. Non bloccate la nazione perdendo tempo alla ricerca di qualche disperato nelle aule che, pur di tenersi la poltrona, è disposto a cambiare 1.000 volte bandiera. Non bloccate questa nazione, non vi assumete la responsabilità nel pieno della pandemia di impedire che i lavori vadano avanti. Perché noi non abbiamo intenzione di fare ostruzionismo sui decreti che riguardano la sanità, che riguardano l'emergenza, anzi, abbiamo in ogni modo offerto la nostra collaborazione per affrontare e chiudo le vicende emergenziali. Lo faremo ancora da questo punto di vista, in ogni occasione sia necessario al nostro popolo. Però è evidente che in questo momento, non sapendo se le persone che siedono nei banchi del governo sono ancora rappresentative di qualcosa, non ci può essere chiesto di andare avanti con serenità. Se oggi si sospenderanno i lavori, si farà arrivare il Presidente Conte qui dentro a raccontarci che cosa sta accadendo, potremo ricominciare serenamente a lavorare, lavorando anche nel fine settimana se fosse necessario, e chiudere i provvedimenti rapidamente e velocemente. Se così non fosse, io penso che non ci sarà la possibilità di lavorare in quest'Aula nemmeno un minuto di più.
che se